Il Comune di Salerno, insieme a CNA Salerno in collaborazione con la Bottega San Lazzaro, promuove sabato 21 e domenica 22 settembre, presso la Villa Comunale di Salerno, in occasione della festa del Santo Patrono, l'evento Villa in Festa, accogliendo l'appello della primavera scorsa del Santo Padre di dedicare una giornata ai diritti dell'infanzia. L'evento, presentato stamane 17 settembre presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città, alla presenza dell'assessore al commercio, urbanistica e lavori pubblici Dario Loffredo, della consigliera comunale Vittoria Cosentino e del presidente provinciale CNA Salerno Lucio Ronca, sarà una due giorni dedicata ai bambini che, insieme alle loro famiglie, oltre a godere degli spettacoli offerti da trampolieri e giocolieri dal Teatro dei Burattini, divertirsi con lo spettacolo di bolle danzanti e ballare sulle note proposte dal DJ Marco Montefusco, potranno soprattutto partecipare ai tanti laboratori di artigianato come quelli di ceramica, cake design, pelletteria, restyling sartoriale, come anche alle attività di disegno e riciclart. Era una cosa, voglio dire, già in programma. Devo ringraziare la CNA, quindi nella persona del presidente Ronca, della dottoressa Simona Paolillo, che quando ho avuto questa idea di fare il San Matteo per i bambini, loro hanno risposto presenti. Devo dire che sarà una bella iniziativa, la faremo nel rispetto del Santo Patrono, perché l'iniziativa inaugurerà in Villa Comunale sabato alle ore 10:30, tutti quanti in villa fino alle 12:30 con i bambini, con le famiglie, i nonni, le nonne, le mamme, e poi il pomeriggio saremo tutti impegnati per la processione religiosa, e la domenica invece continuerà la mattina dalle 10:30 alle 12:30 e la sera dalle 17 alle 21:30 a finire con la baby dance. Ci saranno i laboratori artigianali, i laboratori orafi, ci saranno dei corsi di cheesecake, cioè, devo dire, ci saranno tante cose per tanti gusti. E sarà una bella giornata, dobbiamo ripetere queste iniziative a favore dei bambini, delle famiglie, dobbiamo assolutamente favorire questi momenti, anche dei momenti di cronaca che abbiamo visto sulle pagine dei quotidiani, che riguardano soprattutto i minorenni, ci dicono che il ruolo della famiglia è assolutamente importante, così come il ruolo delle istituzioni, il ruolo dello sport, il ruolo delle associazioni, quindi tutti quanti dobbiamo sapere educare i bambini al bello e avere una giusta formazione culturale, e soprattutto deve ritornare l'educazione che a volte manca. È una manifestazione che ha voluto fortemente il Comune di Salerno attraverso l'assessore Dario Loffredo. Praticamente raccoglie l'invito di Papa Francesco un anno fa nel dedicare una giornata per i bambini. E attraverso Dario Loffredo, come insieme al CNA, insieme al coordinamento della nostra, della consigliere Vittorio Cosentino, come di supporto di Italia 20 e con la Bottega San Lazzaro, abbiamo organizzato questi due giorni in villa. Ed è una cosa importante che Salerno promuove la giornata dei ragazzi, dei bambini, e diciamo anche grazie a Dario Loffredo, che è sensibile a questa cosa. Noi l'abbiamo, come CNA, l'abbiamo praticamente da subito attenzionato. Organizzare questo evento attraverso una serie di laboratori, perché l'idea era che non fosse solo un gioco libero, che pure è sempre fondamentale per un bambino, ma di dargli l'opportunità di creare, socializzare, di fare e di imparare giocando. Generalmente a noi adulti ci ripetono che quello che senti lo dimentichi, quello che vedi lo memorizzi, ma quello che fai lo impari, e quindi è proprio questo il senso della giornata: offrire una serie di attività che vanno dal cake design, alla lavorazione della pasta, alla lavorazione dei gioielli, la lavanda e tutte tante altre attività multisensoriali che sviluppano la creatività, la conoscenza, la socializzazione e fanno rivivere il senso della tradizione e sviluppano anche poi una coesione tra generazioni.